Sarà il Medio Oriente la prima periferia all'attenzione della 35esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, il tradizionale incontro di comunione e liberazione quest'anno dedicato proprio a quelle aree esistenziali e geografiche ai margini della società e del mondo. Prevista per domani, infatti, la testimonianza di padre Pierbattista Pizzaballa, custode di Terra Santa. Sarà lui a raccontare la duplice tragedia che insanguina quella regione, il conflitto israelo-palestinese e la feroce persecuzione in atto contro le comunità cristiane e le minoranze religiose, costrette alla fuga o al martirio. E sebbene ancora non sia partito, al meeting è giunto oggi il primo e fondamentale contributo, quello di Papa Francesco, che in un messaggio scritto per l'occasione invita il popolo del meeting a non avere paura di andare verso le periferie, che, aggiunge, non sono soltanto luoghi, ma anche e soprattutto persone. Forte poi l'esortazione ad essere amanti della realtà e a tenere sempre lo sguardo fisso sull'essenziale. E poi la domanda: che cosa cercate? Chiede come Gesù Francesco agli ospiti, ai visitatori e ai volontari del meeting, spingendoli a scoprire e a dare ragione del loro impegno gratuito. Uno mentre lavora deve mettere la bellezza che uno ha vissuto prima, quella gioia lì. La fatica che si fa non è paragonabile veramente allo stupore poi di vedere questa cattedrale così costruita, questa meraviglia da proporre a tutti. Che cosa cercate? La domanda del Papa illuminerà il cammino di un meeting che, fedele alla sua origine, vuole essere luogo di dialogo tra uomini di culture e fedi diverse, in cui l'identità non è motivo di divisione, ma la condizione per poter davvero incontrare tutti.